Allora, professore, Pompei ha detto di essere estraneo alla vicenda, di non essere uno spacciatore. Sì, questo ho detto, così come ha ammesso che ogni tanto si fa qualche canna, ma insomma, non ha nessuna importanza. Quello che mi pare che si sta perdendo di vista è che interessa poco che cosa è successo alle 5 o alle 4 del pomeriggio. Quello che interessa sono 32 secondi nella notte, in occasione dei quali due persone si sono qualificate come carabinieri e altri due hanno risposto a coltellate. Questa è la causa. Che poi si vogliono ricostruire fino nei più minuti particolari quello che hanno fatto, questo o quell'altro, un'ora, due ore, 10 ore prima. Fa benissimo la Corte a dare tutto questo spazio alla difesa, ma alla fine delle fini si tratta di stabilire per quale motivo un individuo alla qualifica carabiniere tira fuori un coltello e tira 11 coltellate al carabiniere che gli aveva intimato il fermo. Questa è la causa. Per quello che ne capisco, dopo qualche anno, ahimè, di esperienza, mi fa pensare di sì. Poi naturalmente può darsi che non abbiamo capito niente, quando ascolteremo le ringhe difensive ci troveremo di fronte a un qualche cosa di inaspettato e che altri hanno scoperto e noi non abbiamo intuito. Si è limitato a dire che se capitava qualche volta che gli si chiedesse se sapeva, diceva, se no, no, no. Per quanto riguarda però i carabinieri di Trastevere comunque, quello è stato detto nel senso? Sì, certo. Sta di fatto che ci avrei una gran voglia di andare a comprare due pesche al suo negozio, ma ovviamente non lo posso fare, perlomeno fino a che il processo non è finito. Il personaggio, consentitemi di dirlo, è abbastanza pittoresco e quindi una chiacchierata fuori processo credo che valga una scena.